Un caro saluto a tutti voi, pellegrini della rete. Sono Padre Francesco Trebisonda e vi saluto dal santuario San Francesco di Paola. Ci troviamo in questo posto santificato da un gigante di santità, San Francesco di Paola, da cui Madre Elena Iela ha ereditato in maniera straordinaria il carisma della penitenza evangelica. E verrà presentato ed eseguito per la prima volta il nuovo inno in onore della prossima Beata Minima, Madre Elena Aiello, Mi basta un crocifisso, rielaborato dal maestro Angelo De Santo, il maestro della nostra corale, su uno spartito per soli, coro, quattro voci miste, organo, clarinetto e tromba. Ci troviamo in questo luogo, molto caro a Madre Elena Aiello, questo luogo che l'ha vista tante volte raccolta in preghiera. E attraverso il dialogo instaurato quotidianamente con il crocifisso, Elena comprende in maniera chiara il progetto di vita che il Signore gli ha riservato sin dall'eternità. La sua sorte è stare in mezzo ai poveri, tra i minimi del regno, tra i piccoli della storia e condividere con essi l'unica grande ricchezza che nessuno mai potrà rubare, l'amore di Dio. A Sor Teresa Vitali, una suora, una donna di grandi virtù, di santa vita, che in tutta semplicità le presenta le tante difficoltà della vita consacrata, la giovane Elena, con voce chiara e decisa, risponde: Mi basta solo un crocifisso. Da qui il titolo del brano che a breve ascolteremo. Infatti, gli orfanelli, gli anziani, i miseri, i senza tetto sono l'immagine viva, reale di quel crocifisso attraverso il quale la monaca santa inaspettatamente, grazie allo Spirito di Dio, compie meraviglie. Il dialogo con il crocifisso quindi diventa per Elena il momento privilegiato per presentare a Dio tutte le povertà dell'uomo. Attraverso la sofferenza che lei ha accolto con passione, amato come un dono prezioso e nello stesso tempo offerto per la purificazione del mondo, proprio come faceva San Francesco di Paola, la Beata Minima rappresenta l'icona più bella di Veronica delle tante passioni che l'uomo di oggi sperimenta nel corso della sua vita. Mi basta un crocifisso, il nuovo inno in onore della prossima Beata. È stato rielaborato dal maestro Angelo De Santo a pochi giorni dall'annuncio ufficiale della sua beatificazione ed è stato composto semplicemente come gesto di riconoscenza e di gratitudine a colei che soprattutto negli anni della mia formazione è stata sempre vicina e che ho sentito particolarmente a fianco. L'inno è nato in un pomeriggio assolato in Chiesa Nuova, qui in santuario, ed è stato terminato nel silenzio e nella contemplazione dell'Istituto Stella Maris di Paola, l'istituto nel quale operano le nostre suore minime della Passione fondate, ecco, dalla nostra prossima Beata. Allora, siamo tutti pronti per questo grande appuntamento che ci verrà protagonisti insieme alla nostra monaca santa. Tutti a Cosenza il 14 settembre per prendere parte a questo evento straordinario che rimarrà sicuramente indelebile nel cuore di tutti i calabresi, nel cuore di tutti i figli del Santo di Paola, nel cuore di tutti i devoti della nostra monaca santa.